alla Casina Cuccagna a Milano, quindi un luogo che già invita. Il 31, immagino tra le 17 e le 18, sarà bene andare per sentir raccontare da un avvocato intelligente, lucido e appassionato di persone che ha conosciuto, raccontandone le storie nel libro Fugaci ritratti, in cui si parla di amici conosciuti con un riferimento alla vicenda umana e terribile di Enzo Tortora e anche a quello che non riguarda strettamente le questioni legali e il lavoro di Biagio Riccio, ma un mondo di letterati, di scrittori, di filosofi che lui ha sentito vicini a lui. E quindi io ho introdotto questo libro e credo che andare a sentire Biagio Riccio, che descrive con nuove parole i ritratti di questi personaggi, è certamente una occasione importante per conoscere quello che spesso abbiamo dimenticato o rimosso, per conoscere la vita e la sofferenza anche di persone apparentemente lontane, come Leopardi, un Leopardi che poi diventa presente e vivo e di cui lui sente la dimensione di vitalità, di potenza, di vita, che ha vissuto a Napoli i suoi anni migliori, 7 anni di felicità nella vita napoletana e poi di fine di una vita per lui sempre dolente e infelice. Insomma, andate alla Casina Cuccagna il 31 di maggio a sentire Biagio Riccio parlare dei suoi fugaci ritratti.